Gianluca Tredici, capitano della Castellano Unas. Allora, settimana di allenamento intensa in vista della prima trasferta di questi playoff contro un Palermo desideroso di riscatto, ma facciamo un passo indietro. Forse si poteva concludere con un vantaggio consistente contro la vostra precedente squadra, no? Sì, diciamo c'è il rammarico per aver vinto solo di 4 punti, visto che negli ultimi minuti abbiamo sprecato tanto, tante palle perse, qualche tiro, e quindi niente, arrivare alla vittoria per solo 4 punti poteva essere uno scatto maggiore per darci una tranquillità rispetto, diciamo, al girone di ritorno. Guardiamo fiduciosi avanti per la partita di Palermo, sapendo che ci aspetta una partita molto difficile. Certo è che i siciliani meritano riscatto dopo la sconfitta che hanno subito in trasferta e le voci della vigilia dall'aggiù ci dicono che sono pronti ad accogliervi in maniera abbastanza tosta. Sì, come qualsiasi squadra, diciamo, dei playoff che ha perso la prima fuori casa, arrivando in casa davanti ai propri tifosi, vorrà fare bella figura, vorrà portare la vittoria, ma arrivati a questo punto qualunque squadra vorrà vincere, quindi non ci spaventa. Senti, Gianluca, quale potrebbe essere l'arma vincente per voi per affrontare questa trasferta? Credo che rispetto alla prima partita sarà quello di sprecare meno in attacco, di essere più concentrati in difesa, sulle palle vaganti e di avere maggiore intensità. Certo è che comunque nella precedente sfida di apertura si sono visti un bel po' di errori, anche e soprattutto in chiave difensiva. Sì, abbiamo provato qualcosa di nuovo che comunque a tratti ha portato a tante palle recuperate. Penso che il problema sia stato più la gestione di alcuni possessi, dove si è visto che eravamo un po' arrugginiti dal vero clima partita, visto che non giocavamo da 50 giorni Senti, per quanto riguarda la tifoseria, sappiamo che vi seguirà in massa per questa trasferta siciliana, già l'avete fatta l'anno scorso quando ormai. siete andati a Cefalù. Cosa ti aspetti di dire alla città e ai tifosi? Beh, ringrazio tutti i tifosi, soprattutto quelli che ci seguono addirittura fino a Palermo. Mi permetto di dire che non rimarranno delusi dalla prestazione, ci metteremo il cuore come sempre. Grazie. Grazie a te. Grazie Gianluca.